Ciao a tutti, sono Luca e benvenuti nel mio canale. Sistemando le foto nel mio hard disk l'altro giorno, ho trovato dei video che non ho mai pubblicato su YouTube. Quindi volevo pubblicare dei piccoli episodi. Se vi va, mettete mi piace. Questo è il mio canale e attivate la campanella per vedere i prossimi video. Benvenuti nel primo video della miniserie, girata nell'aprile del 2019. Qui mi sto dirigendo verso il lago di Bacis. Qui a destra vedete le sorgenti della Santissima, molto belle da visitare, e più avanti troverete sulla sinistra le sorgenti del Gorgazzo. Molto belle anche quelle, vi consiglio di visitarle. Qui siamo arrivati al lago di Bacis, stiamo attraversando il ponte che ora è solo pedonale. Una volta si poteva percorrere sia in moto che in macchina. Qui proseguendo sulla destra c'è anche il rifugio Vallata, un rifugio veramente stupendo dove fanno un ottimo cibo e noi ci andiamo spesso. Adesso stiamo arrivando alla galleria, che anche questa, se non ricordo male, l'hanno chiusa o comunque a senso unico, perché hanno costruito un ponte che bypassa tutta questa diga. Stupendo, da qua sopra c'è la veduta di tutto il lago di Bacis a sinistra, e qui a destra è fantastico. Queste acque, una cosa incredibile, veramente stupendo. Ok, lasciamo il lago di Bacis e andiamo verso Longarone e la diga del Vajont. La strada che da Bacis va a Longarone è una cosa incredibile, ricca di curve a destra e a sinistra, non molto strette, ma comunque una strada fantastica. Siamo arrivati ad Erto e la diga del Vajont.
questa è la strada invece che porta al passo Staunanza, dove purtroppo non ho girato video, però vi metto qualche bella foto. Ho trovato anche neve sul passo Staunanza. Per finire qua siamo arrivati a Colle Santa Lucia, provincia di Belluno. Vedete la distruzione che ha portato Vaia, la tempesta che ha colpito parte del Triveneto nell'ottobre del 2018. Questi posti li conosco molto bene, sono circa 12 anni che faccio le vacanze qui e vi dico, vedere una cosa del genere mi ha fatto molto male. Pensate che qui la valle giù quasi non si vedeva, una cosa devastante, ha portato via miliardi di alberi, ha distrutto boschi interi. Questo tornante era ricoperto di alberi, bosco fitto, non c'è più nulla. Anche qui c'era un boschetto sempre pieno di macchine, presumo di gente che andava a funghi. Ora non c'è più niente, si è portato via tutto. Infine il lago di Alleghe, anche questo colpito parzialmente da Vaia, vedete là in fondo sulla destra, anche qui sulla sinistra si è portato via tutto. Se vi va di vedere il prossimo video di questa miniserie, mettete mi piace e attivate la campanella. Grazie a tutti e al prossimo video.